Quel capitano oggi non è una partita da prendere in considerazione, è un allenamento buono, si pensa già al match con Sodi, adesso si deve recuperare energie fisiche, soprattutto quelle mentali, per quest'ultimo mese fondamentale, vero? Sì, manca un mese, manca 30 giorni nei quali dobbiamo dare il massimo in allenamento e cercare di ritrovare quell'equilibrio che abbiamo avuto in parte della stagione che ultimamente abbiamo un po' perso. Nelle ultime settimane abbiamo avuto delle brutte uscite, soprattutto negli scontri importanti con Trieste e con l'Acqua Chiara a Napoli, dove dovevamo fare punti per una salvezza fuori dai play-out. La matematica però ancora non ci condanna a farli. Abbiamo questi tre incontri importanti, quello di Sori e di Boiasco fuori casa e il derby qui al Foro Italico. Sono tre partite nelle quali dobbiamo dare il massimo cercando di ritrovare il gioco, perché poi i punti ci possono essere e possono non arrivare, però soprattutto il gioco, perché credo che nel corso di quest'ultimo periodo sia venuto meno. Alcuni ragazzi sono molto stanchi per questa stagione infinita fatta da tre o quattro pause, bisogna allenare però anche la testa, perché quando viene meno quello il corpo di conseguenza si adagia, quindi bisogna soprattutto recuperare delle energie mentali e poi quelle là fisiche. Stringiamo i denti tutti quanti e affrontiamo questo periodo di difficoltà con la consapevolezza che bisogna arrivare ad ogni sabato per fare i tre punti, poi metteremo la testa a disposizione dei play-out, però prima dobbiamo affrontare ogni singola partita. Daniele, non era una partita da vincere, però abbiamo tratto degli spunti interessanti. Alcuni momenti della partita Recco non ha affondato il colpo, a Roma di Snova c'era in acqua, come? Beh, loro, anche senza alcuni giocatori, sono comunque una squadra formidabile e lo dice il fatto che comunque sempre 14, 15, 18 gol li fanno sempre. Noi, per dire la verità, abbiamo fatto un ottimo primo tempo facendo attenzione alle cose che avevamo indicato nel prepartita, siamo riusciti a tenere, e sbagliando anche alcune cose che avrebbero potuto addirittura mandarci in vantaggio. Poi ci siamo fatti ingolosire e il secondo tempo abbiamo voluto giocare alla pari, e ovviamente con queste squadre non siamo pronti per giocare alla pari. Poi il terzo tempo abbiamo ricominciato a fare bene difesa, magari tralasciando un pochettino la fase offensiva, riposandoci un po' più davanti ma lavorando bene dietro, e il quarto tempo inevitabilmente eravamo molto stanchi e loro ci hanno rifatto 4 gol. Però in linea di massima, rispetto alle prestazioni, alle ultime prestazioni, c'è stata voglia dei ragazzi di giocare, ai nostri atleti comunque si sono impegnati fino in fondo, perché si sarebbe pure potuto affrontare la partita in modo diverso, quindi con uno scoramento iniziale, invece c'è stata voglia e partecipazione e attenzione, e questo sicuramente ha fatto in modo che potessimo almeno due parziali riuscire a contenere il Recco. Poi ovviamente si tratta sempre della squadra campione d'Europa che gioca di nuovo per il titolo europeo, quindi per noi già era un onore solamente giocare contro di loro. Ti chiedo stavolta un piccolo strappo sui giovani che conosci molto bene, soprattutto di questa società, la Cantera. Oggi in acqua per la seconda volta dopo Brescia è entrato Ercole Galli, può essere un giovane comunque di prospettiva, e anche il bacino della Roma Visnova può essere di prospettiva, visto anche un bel Under 13 che ha vinto come fosse un titolo italiano? Beh, Ercole sta lavorando molto bene e come lui ci sono tanti altri ragazzi, al momento però non sono pronti per giocare a questo livello, però per lui sicuramente è stato un premio oggi essere convocato, ma anche la possibilità di giocare contro questo calibro, campioni di questo calibro. Quello che gli dicevo all'inizio della partita, chiunque di noi se incontra Messi per strada avrebbe voglia e piacere di fare due palleggi con Messi, e oggi c'erano Messi, Ronaldo e tutti i giocatori più forti della pallanuoto mondiale. E per quanto riguarda i giovani più piccoli, stanno lavorando bene, però c'è bisogno di tempo, di pazienza,
non bisogna chiedere risultati ai giovani, perché l'unica cosa che conta è la propensione all'allenamento, al sacrificio, e la continuità negli allenamenti, e poi ovviamente la crescita tecnica, quella è una conseguenza per chi ovviamente già ha qualcosa dentro. Lo vedremo in futuro, nei prossimi anni. Sono sicuro che dal nostro settore giovanile usciranno giovani interessanti.